10 anni che ricevo questo affetto, quindi per me serate così, ricevere un premio così è motivo di grande grande soddisfazione. Adesso da dove sei arrivato? La partita con l'archidiata, c'è l'Udinese, poi c'è l'Atalanta, Milan che non ha un calendario semplice, magari il controsorpasso. No, beh, diciamo ci hanno agganciato e quindi no, c'è da pensare, ormai quella di Milano è andata, c'è da pensare alle prossime partite, ci sono ancora tanti tanti punti in palio, il campionato è lungo, noi dobbiamo fare le nostre partite, capire dove abbiamo sbagliato a Milano e non commettere più determinati errori per far sì che fino alla fine possiamo lottare per un obiettivo importante. Qual è il segreto di questa tua stagione? Ma non ci sono segreti, è quello di essere sempre pronto, di prepararmi al meglio per ogni partita, fare la vita che devo fare per cercare di rendere al meglio. Ecco. L'obiettivo di quest'anno è almeno 20 gol. No, magari, io non mi sono mai posto obiettivi, quindi quello che ho sempre detto è quello di che i miei gol servono per portare dei punti a casa, quella è la cosa che più mi gratifica. Beh, quello sì, siamo lì perché non crederci fino alla fine. Abbiamo un grande allenatore, abbiamo un pubblico straordinario che ci segue in casa e fuori casa, perché non crederci? Quindi è giusto crederci, poi vediamo cosa succede. Alla classifica cavalieri ci pensi, visto che sei messo bene in classifica? No, beh, sarebbe bello, però c'è gente davanti che fa... che fa tanti gol, quindi gioca poi in squadre dove hanno giocatori di livello internazionale vicino, quindi però ci proviamo. A proposito di livello internazionale, un quagliarello così non poteva tornare utile alla nazionale con la Svezia? No, poi, col senno di poi, sai, sempre che doveva esserci sempre chi manca, no? Però no. Purtroppo per noi italiani sarà un'estate molto triste, però purtroppo è andata così. Da capitano della Sampdoria, quando Zapata non ha dato la mano in uscita nella trasferta di Milano, sei intervenuto, ne avete parlato negli spogliatoi o non ve ne siete accorti? No, ma non, sinceramente non c'è nessun caso Zapata, io credo che l'abbia fatto per non perdere altro tempo, e lì ha tagliato e è andato verso la panchina, quindi Duvan è un ragazzo serio, un professionista serio, quindi credo che non ci sia nessuna polemica. Hai parlato prima dell'importanza dei tifosi, quanto è importante lo stadio che spinge nella lotta per l'Europa League, soprattutto già la domenica contro l'Udinese? No, è importantissimo, noi è il nostro 12° uomo in campo, lo dice sempre il mister, che creano un'atmosfera, un qualcosa di magico durante la partita, che tante volte siamo riusciti a ribaltare risultati o a vincere partite che quasi sembravano ormai andate per la peggiore. L'ultima per me, Flacchi ha vinto 2 volte il premio, un tuo amico, so che è ospite a Telenord, le vuoi salutare? Beh, Francesco è numero uno, quindi per me è un onore essere qui, quindi io Francesco lo saluto sempre con grande affetto perché è stato veramente un simbolo della Sampdoria. Ciao Fra. Grazie.